Buonasera, benvenuti al telegiornale di Toscana TV. L'avete sentito nei titoli, l'aumento dell'IRPEF da inserire nel bilancio della regione anche per coprire le spese sanitarie dopo il caso del payback non corrisposto dal governo, ha provocato un'altra giornata di altissima tensione in consiglio regionale, con la maggioranza alla ricerca per tutto il giorno di ricucire tra Partito Democratico e Italia Viva e dall'altra parte le opposizioni che invece hanno dato battaglia e anche attaccato criticando proprio questa contrapposizione. Ecco, per noi per seguire i lavori in consiglio regionale c'è stata Chiara Valentini e da stamani che è in consiglio e ora ci colleghiamo in diretta con lei per avere un po' l'aggiornamento della situazione. Chiara, a che punto siamo? Sì, diciamo che l'addizionale IRPEF aumenterà dal prossimo anno per i toscani che hanno un reddito di 28.000, a partire ovviamente in maniera progressiva da chi ha un reddito di 28.000 euro lordi al mese, e la maggioranza di governo è salva. Sono un po' i due flash di questo pomeriggio di incertezza a cui facevi riferimento, incertezze e tensioni all'interno del Consiglio regionale. La giornata di oggi, proprio come dicevi, è infatti stata caratterizzata da un lungo vertice di maggioranza tra Italia Viva e PD per trovare una quadra sul maxi emendamento del Presidente Gianni che prevede proprio questo aumento. Una lunga riunione per la quale sono arrivati anche i segretari regionali di PD e Italia Viva, Fossi e Danti, e che ha richiesto ben tre sospensioni d'aula, cosa che ha fatto infuriare le opposizioni. Ma vertice dal quale PD e Italia Viva sono usciti con posizioni immutate. Italia Viva voterà la manovra, probabilmente in nottata, ma non il maxi emendamento. Inutili tentativi di compromesso che pure ci sono stati. Nessuna spaccatura dalla maggioranza, però appunto la sintesi del vertice, e non era assolutamente scontata. Per conciliare appunto la contraddizione del non votare un emendamento e poi votare la manovra che lo contiene, i due consiglieri di Italia Viva sono provvidenzialmente usciti dall'aula proprio al momento del voto sul maxi emendamento. C'è da capire poi come l'alleanza, che è già stata indebolita, lo ricorderete dalle vicende fiorentine, gestirà il prossimo anno e mezzo di legislatura. È comunque un'ulteriore ferita, seppur evidentemente appunto non mortale, che c'è stata. Venendo al merito del maxi emendamento di Gianni, l'aumento dell'IRPEF è stato deciso dal PD per ripianare il buco da 220 milioni nella sanità toscana e mantenerne, spiegano appunto dal Partito Democratico, i livelli di eccellenza attuali. L'aumento è previsto per il 2024. Gianni si è impegnato a creare una task force che individui altri risparmi, senza chiudere ospedali o presidi sanitari, per eliminare l'aumento dal prossimo anno, aumento che però precauzionalmente nel maxi emendamento è stato previsto anche per il 2025-2026. Un ammanco che, lo diciamo subito, viene da lontano, ma che quest'anno, come ricordavi tu Claudio, non ha ricevuto da parte del governo il rimborso del payback, che è, lo ricordiamo, insomma, la restituzione da parte delle aziende del comparto della sanità dell'importo del 50% delle spese in eccesso effettuate dalle singole regioni, e che è una legge introdotta dal governo Renzi e che è ora in attesa di giudizio di legittimità da parte della Corte Costituzionale, giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, che ha proprio giustificato il no del governo Meloni al rimborso. Le opposizioni chiedono sostanzialmente di tornare alle urne. In aula è stato srotolato da parte della Lega anche uno striscione che recitava "Giù le mani dalle tasche dei toscani", dicono "la maggioranza non esiste più, torniamo a votare". La seduta in questo momento è sospesa, riprenderà dopo cena per poi proseguire in nottata per il voto sul bilancio, ma anche sugli altri provvedimenti che fanno parte del bilancio della Regione, tra questi l'importantissimo contributo per gli alluvionati della Piana Fiorentina e delle zone di Prato e di Pistoia. Claudio, se non hai domande per il momento dal Consiglio regionale, ti restituirei la linea. Perfetto, grazie così Chiara e grazie soprattutto anche per il lavoro e per la copertura che ha dato oggi di questa vicenda che sicuramente interessa tutti, perché quando si parla di tasse e di soldi e soprattutto di sanità siamo tutti interessati. Parliamo ora invece di infrastrutture, perché RFI ha stanziato 2 milioni di euro per riqualificare la stazione di Montecatini Terme. Per presentare il progetto è venuto a Montecatini appunto il Vice Premier Salvini.
Un investimento da 2 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana per riqualificare la stazione di Montecatini Terme, realizzata nel 1937 dall'architetto Angelo Mazzoni, lo stesso progettista di Roma Termini. I lavori prenderanno il via nella seconda metà del prossimo anno per concludersi nel 2025. Alla presentazione del progetto, insieme ai vertici di Rete Ferroviaria, stamani c'erano anche il vicepresidente e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Gli interventi andranno a migliorare l'accessibilità e l'intermodalità dell'area esterna della stazione attraverso la riorganizzazione dei percorsi ciclopedonali e il potenziamento della vicina autostazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Questa penso che sia una delle città più belle, che merita, come tante altre città di questa straordinaria Toscana, tanta attenzione, e quindi torneremo, perché mi piace non solo presentare il progetto che mi ha assolutamente incuriosito, perché è vero che non è solo un architetto Mazzoni, veramente l'Italia sta riscoprendo delle opere d'arte. Uno quando parla di infrastrutture è difficile unire l'infrastruttura ferroviaria o stradale all'arte. E invece noi abbiamo presentato settimana scorsa a Roma un libro sui ponti nella storia in Italia e nel mondo, e ci sono dei ponti che sono delle opere d'arte, che sono raffigurati nei quadri, nei principali musei, nella fotografia, nella musica, nel cinema. E quindi io penso che questo possa tornare a essere un luogo di bellezza, di lavoro, di business, di salute, di cultura. E parliamo ancora di infrastrutture, perché è stato firmato oggi il contratto per la progettazione esecutiva e per la realizzazione della linea tranviaria Piazza della Libertà Bagno a Ripoli. I primi cantieri a partire, ha spiegato l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti, saranno quelli per il nuovo ponte, per i parcheggi scambiatori in Viale Europa e nel territorio di Bagno a Ripoli e per il deposito al confine tra Firenze e la stessa Bagno a Ripoli. I lavori inizieranno a fine gennaio e riguarderanno prima alcune asfaltature e poi i cantieri per il nuovo ponte, quelli del parcheggio e quello del deposito. In totale la linea 3.2.1 si sviluppa su 7,2 chilometri con 17 fermate. E andiamo ora a Piombino, perché è stato positivo l'incontro che si è svolto ieri tra il Ministero e i sindacati per la proroga degli ammortizzatori sociali per i 1.400 operai che lavorano appunto alle acciaierie di Piombino. È stato un incontro positivo quello avvenuto ieri tra i sindacati e il Ministero in merito alla cassa integrazione degli operai delle acciaierie di Piombino. Per la FIM, FIOM e UIL i lavoratori possono passare più serenamente queste feste natalizie. Sul tavolo l'avvio della proroga degli ammortizzatori sociali per l'intero anno 2024, una procedura che si incastra con il piano del nuovo possibile progetto del gruppo siderurgico Metinvest e Danieli, che promettono un'acciaieria green da 2,7 milioni di tonnellate annue di acciaio. Per far tirare però un sospiro di sollievo ai lavoratori si dovrà attingere a risorse regionali e a quelle messe a disposizione dalla manovra di bilancio. Abbiamo avuto le garanzie politiche e tecniche che le risorse saranno disponibili, dicono i sindacati. Adesso serve un accordo tra il nuovo gruppo di investitori e il già presente gruppo indiano. I sindacati si aspettano un apposito decreto per Piombino per preparare i lavoratori ad una nuova produzione sostenibile e annunciano che il Ministero convocherà le organizzazioni sindacali per la firma dell'accordo nel mese di gennaio 2024 e che la Regione Toscana ha convocato per il 3 gennaio il tavolo per le politiche attive, oltre ad aver garantito il rinnovo degli ammortizzatori sociali. Un passaggio fondamentale per mettere in sicurezza i 1.400 lavoratori delle acciaierie di Piombino. E sono stati presentati i dati del progetto Livorno Amianto Free, che dal 2020 al 2022 ha consentito di bonificare un'area equivalente a 8 campi da calcio. Il comune prevede entro il 2025 di rimuovere al 100% l'amianto.
1081 coperture in amianto su tutto il territorio comunale sono state scoperte dal drone che ha sorvolato la città nell'ambito del progetto Livorno Amianto Free. Per dare un'idea dell'estensione delle coperture da rimuovere, possiamo parlare di una superficie corrispondente a 33 campi di calcio. Il 98% dei cittadini livornesi che hanno ricevuto l'invito bonario da parte del comune hanno risposto, si sono resi disponibili ad affrontare la problematica. Siamo andati avanti con un'attività amministrativa che mira a togliere appunto tutte le coperture in amianto che sono danneggiate e eventualmente a trattare quelle che devono essere trattate, che possono ancora essere trattate. Uno dei luoghi più critici e su cui si è intervenuti è la struttura della ex TRV. Nei primi 2 anni di operatività del progetto è stato bonificato il 25% delle aree totali, pari a 8 campi di calcio, e entro il 2025 il comune intende rendere l'intero comune amianto free. Mi piace sottolineare il fatto che l'iter amministrativo partiva da un invito bonario, no? Quindi il comune scrive al cittadino che appunto ha una copertura dove probabilmente c'è l'amianto, scrive per verificare appunto se questo è effettivamente amianto, se il drone aveva ragione, e per verificare lo stato di conservazione della copertura in amianto. Mi piace sottolineare che la maggior parte dei cittadini livornesi ha risposto in maniera proattiva e collaborativa agli inviti bonari del comune. E apriamo ora la pagina della cronaca con una triste notizia. Un uomo di 41 anni è morto stamani in un incidente stradale avvenuto a Laiatico, in provincia di Pisa. Vedete appunto la foto. E secondo quanto si è appreso, 2 auto con 4 persone a bordo si sono scontrate frontalmente per cause che sono in corso di accertamento. Uno degli passeggeri, un 41enne che è residente a Calcinaia, è morto praticamente sul colpo, mentre sono rimaste ferite le altre 3 persone, 2 delle quali in condizioni gravi, e sono state trasportate in ospedale in codice rosso. È un infortunio sul lavoro, è successo questo pomeriggio in un'auto officina a Borgo a Mozzano, siamo in provincia di Lucca, e un uomo di 56 anni è stato portato anche lui in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello per un trauma da schiacciamento. Da chiarire la dinamica dell'incidente, anche se sembra che il 56enne si è rimasto schiacciato tra un camion e la parete. E oggi a Prato c'era Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia. Non era venuto a portare il tapiro a qualcuno, bensì per testimoniare in tribunale nel processo a un imprenditore cinese. Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci, ha abbandonato per un giorno microfono, telecamera e tapiro e ha vestito i panni del testimone nel processo a carico di un imprenditore cinese di 44 anni accusato di aver venduto divise dei carabinieri senza assicurarsi che gli acquirenti appartenessero davvero all'arma. Staffelli si è seduto davanti al giudice e ha raccontato l'inchiesta, una delle 300 e passa mandate in onda per combattere le truffe agli anziani. Giudice, ha detto l'inviato di Striscia, quella divisa poteva finire a un qualsiasi malfattore e si sa come può comportarsi un anziano davanti a una persona in uniforme. Ad ascoltare in aula anche l'imputato che ha rispedito al mittente l'accusa. Ho sempre preteso il tesserino prima di ogni spedizione, in questo caso si è trattato di una distrazione. Vendo abbigliamento militare dal 2003, ho una regolare autorizzazione rilasciata dalla prefettura. L'inchiesta è di marzo 2021. Al team di Staffelli arriva la segnalazione di divise dell'arma vendute sul web anche a chi carabiniere non è. Un suo collaboratore fa l'ordine, 100 euro per un'uniforme operativa di ordine pubblico e un cinturone. Arriva tutto in pochi giorni e senza che qualcuno gli chieda di dimostrare che lavoro faccia effettivamente. Qualche altra ricerca e il TG satirico arriva all'imprenditore cinese, titolare di un ingrosso di abbigliamento e accessori militari con sede a Prato, che commercia anche al dettaglio tramite il sito internet. Quando arrivò la merce, ancora Staffelli, preparammo il servizio e poi portammo tutto al Comando Generale dei Carabinieri per la denuncia e intanto contattammo il venditore per farci spiegare bene la sua modalità di commercio. Ferma la difesa del cinese, che ha sottolineato più volte di aver evaso centinaia e centinaia di ordini tracciando sempre tutto quanto tranne quella volta. Secondo le indagini però quella non sarebbe stata un'eccezione, perché in almeno un'altra 20ina di casi la vendita sarebbe avvenuta senza tesserino di riconoscimento.
riconoscimento. Il cinese ha detto di poter dimostrare che i fatti stanno diversamente. Se ne riparlerà alla prossima udienza. Il sindaco di Montemurlo, Calamai, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiederle di non scordarsi del territorio e soprattutto delle persone e delle aziende che sono state colpite dall'alluvione. Il bilancio di fine anno del comune di Montemurlo, uno dei più colpiti dall'alluvione nella provincia di Prato, non poteva che partire dal triste racconto di quello che è successo il 2 novembre. Una ferita che resta aperta, due morti, nonostante i lavori di somma urgenza siano terminati. A oltre 50 giorni da quando aziende e famiglie sono state travolte da acqua e fango, dal governo non è arrivato ancora nessun ristoro, esclusi 5 milioni destinati a tutte le zone toscane alluvionate. E così il sindaco impugna carta e penna e scrive alla Premier Giorgia Meloni per sollecitare l'arrivo di ingenti risorse. Proprio in questi giorni sto scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere attenzione, per chiedere risorse e per chiedere anche provvedimenti a misura di quelli che sono stati i danni e le criticità che tutto il nostro territorio ha purtroppo registrato e avuto. Quindi questo lo riteniamo un minimo impegno che deve essere riconosciuto a Montemurlo, a Prato e a tutta la Toscana. Archiviata la triste pagina dell'alluvione, la Giunta ricorda anche i successi ottenuti, a partire dall'inaugurazione del Central Park nel cuore della città, fino alla consapevolezza di non aver mai abbandonato nessuno. C'è stato questo incremento dei nostri cittadini che si sono rivolti al nostro servizio sociale e professionale, stiamo arrivando a 600 persone che sono in carico ai nostri servizi sociali, suddivisi secondo i vari ambiti. In più il problema della casa, quest'anno il comune di Montemurlo ha dovuto, a seguito della legge nazionale che non ha visto il rifinanziamento del Fondo Nazionale Affitti, ha dovuto investire con risorse proprie, con oltre 40.000 euro per andare a dare risposte a quei cittadini che ogni anno presentano questa domanda. La Giorgio Tesi Group, azienda pistoiese nel settore vivaistico, ha compiuto 50 anni. La Giorgio Tesi Group, azienda pistoiese leader a livello europeo per la produzione di piante ornamentali che esporta in tutto il mondo, compie 50 anni, una ricorrenza che è stata celebrata con una cena evento alla quale hanno partecipato oltre 500 persone tra autorità, dipendenti e collaboratori che operano nelle varie filiali dislocate in varie regioni italiane. Il motivo principale per cui siamo qui stasera è per festeggiare, sì, ma soprattutto per ringraziare tutte queste persone che altrimenti sarebbe veramente stato difficile raggiungere questo obiettivo. Poi sapete, al nostro interno abbiamo delle punte di diamante, Niccolò Begliomini, Giovanni Capecchi, che con la società editrice hanno dato vita al Naturart, poi al Discovery, alla collana Avvicinatevi alla Bellezza, tutte iniziative legate al nostro territorio per quanto riguarda la cultura, l'arte, sono cose che non sono dovute ma ci fanno enormemente piacere e vogliamo cercare assolutamente di portarle avanti anche in futuro. Un riconoscimento che le è arrivato proprio in questi giorni ai vertici di Coldiretti regionale. Sì, è della scorsa settimana la Presidente Cesani e mi ha chiesto di affiancarla alla guida di Coldiretti Toscana. Io ovviamente sono molto legato a Coldiretti, nonostante i mille impegni che ho non ho potuto fargli mancare il mio appoggio. La ringrazio della stima e spero di essere la persona giusta per aiutarla, per accompagnarla in questo difficile periodo che riguarda non solo il vivaismo ma tutte le filiere agricole. La Misericordia di Pistoia ha presentato il bilancio dell'anno che si è appena chiuso e ha annunciato le due grandi novità del 2024, la nuova sede e l'ampliamento del cimitero.
Il 2023 per la Misericordia di Pistoia è stato un anno particolarmente impegnativo, contraddistinto oltre che dall'attività di trasporto dei malati anche dall'incremento dei servizi svolti a favore della cittadinanza, in particolare per le fasce più deboli, dall'emporio della solidarietà, punto di riferimento per tante famiglie, al fondo Solidarietà e Salute, che garantisce prestazioni gratuite per diagnosi e cure a persone in difficoltà economica, senza dimenticare il contrasto all'usura e il sistema del microcredito. Un anno che ha visto anche l'inaugurazione di nuovi mezzi per il trasporto sociale e sanitario. Per il 2024 due sono i progetti principali: l'ampliamento del cimitero e la realizzazione della nuova sede per i volontari che svolgono il servizio di emergenza urgenza. Questo ampliamento del cimitero darà respiro per almeno una quindicina d'anni, anche 20, per quanto riguarda le sepolture nel nostro comune. C'è grande attesa anche per la nuova sede dei volontari che sorgerà qui, appunto accanto alla sede operativa. Ricordiamone le caratteristiche. Allora, è fatta a misura di volontario e questa è la cosa principale. E noi l'abbiamo studiata insieme ai volontari, con tutti i comfort, con tutti i momenti di ricreazione, con tutti anche le modalità per poter svolgere al meglio il servizio. Quindi, se si può dire una cosa, questa non è costruita da architetti o ingegneri e sarà costruita da volontari, perché l'idea parte proprio dai volontari. Altro capitolo importante è il poliambulatorio a servizio di tutta la comunità pistoiese e non solo. Il nostro poliambulatorio è una struttura che è anche convenzionata col Servizio Sanitario Regionale e ultimamente abbiamo aderito anche al modello competitivo nell'obiettivo di abbattere le liste di attesa. Proprio di quest'anno c'è stata l'inaugurazione della sala radiologica nuova e abbiamo attivato il percorso donna, che è un centro che si pone l'obiettivo di prevenire tumori femminili. Al villaggio Caritas di Livorno è stato inaugurato l'Emporio Solidale. Inaugurato l'Emporio Solidale nel villaggio della Caritas di Livorno. Tra gli scaffali si trovano diversi tipi di generi alimentari. Il cittadino dovrà presentare un documento e potrà fare la spesa in modo totalmente gratuito. Si vuole dare ai poveri quello che ha diritto ogni cittadino. Ognuno di noi ha diritto di mangiare quello che ritiene più opportuno, ma soprattutto ciò che non gli fa male. Ti puoi immaginare se a una persona che ha del diabete gli do il pacco viveri come si faceva fino ad ora e dentro ci metto la cioccolata, ci metto biscotti, l'ammazzo. Mentre invece ha bisogno di mangiare probabilmente verdure. Allora anche qui stiamo realizzando tutta una serie di accordi, ad esempio con la Coldiretti, per il chilometro zero, per, lo chiamano in una parola un po' così, il fine vita delle merci, che quando loro li devono ritirare dai grandi supermercati vengano qui, sono sempre prodotti buoni. Qual è l'augurio che vuole fare per questo Natale, cittadini? Che ci sia più lavoro, perché ci fosse più lavoro ci sarebbe meno povertà e non ci sarebbe bisogno dell'emporio. È evidente che noi siamo qui a fare questa opera, l'edificio che è costato 1,5 milioni, l'arredamento di questo complesso, ora non è ancora finito, ce ne sono stati 200.000 euro, meno male c'era generosità, ma vi rendete conto che sono spese notevoli? Ci fosse più lavoro, è evidente che ci sarebbe meno bisogno di queste opere. Io mi auguro un tempo in cui tutto questo diventi inutile, perché c'è un benessere diffuso. A Firenze è atteso 500.000 di turisti per le festività natalizie, in crescita rispetto allo scorso anno. Dopo il ponte dell'8 dicembre, che ha segnato per le strutture ricettive un tasso di occupazione superiore all'80%, con oltre 100.000 pernottamenti, anche per il periodo delle festività natalizie è atteso un significativo aumento dei flussi turistici a Firenze. Le richieste di prenotazione nelle strutture alberghiere registrano un aumento del 5,3%, più contenute, ma sempre in crescita, le richieste pervenute alle strutture extra alberghiere, più 3%. Si stima nel complesso che il movimento turistico in città aumenterà del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In prevalenza sono turisti stranieri, 61,5%. Gli italiani si attesteranno al 38,5% del totale. Il 25% dei pernottamenti
sono attesi per i giorni del Natale. Il rimanente è previsto nei giorni successivi al Natale, la fine dell'anno e l'Epifania. Emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze. A far la parte del leone, gli stranieri europei, soprattutto tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, olandesi, belgi e francesi. Per gli extraeuropei, in aumento statunitensi, brasiliani, coreani e australiani. In calo, invece, gli arrivi da Giappone, Cina, India, Russia, Canada, Polonia e Repubblica Ceca. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo alle 21 Casa Viola e alle 21:30 il film Il Padre.